Ben ritornati telespettatori a casa e benvenuti a 20.000 giri. Dopo la pausa estiva, eccoci di nuovo qui. E subito Gran Premio. Vince la Ferrari e vince Sebastian Vettel. Un successo di forza a Spa e una vittoria davvero, davvero importantissima per il morale e la lotta al mondiale soprattutto. La Ferrari, pensate, non vinceva a Spa dal 2009 e per Sebastian Vettel arriva a quota 13 successi in rosso. Una tappa davvero importante. Secondo posto per Hamilton, che si fa superare addirittura al primo giro. Mantiene comunque 17 punti di vantaggio sul suo rivale in classifica piloti. Terzo posto per la Red Bull con uno strepitoso Verstappen. Ma innanzitutto facciamo appunto un riepilogo della classifica piloti e costruttori. Ed eccoli qua, al primo posto Hamilton Mercedes 231 punti, secondo posto per Sebastian Vettel 214, al terzo Kimi Raikkonen 146, al quarto Bottas 144, al quinto Verstappen 120 punti, al sesto Ricciardo 118 punti. E classifica costruttori, la Mercedes 375 punti, vediamo che anche qui il divario è con la Ferrari che è al secondo posto di 15 punti e siamo a 360, al terzo per la Red Bull 238, al quarto la Renault 82 punti, al quinto la Force India 77 punti e al sesto la Haas con 76 punti. Benissimo, benissimo, e subito a presentare il curatore della trasmissione, il nostro grandissimo Mario Zucchelli. Buonasera, E buonasera, buonasera. buonasera Mario. Ciao Ivana. Benissimo, mi vedi in verde? Mi vedi in verde? Verde, Verde speranza perché abbiamo iniziato la Settimana Santa, come la chiamava il nostro Stefano, che salutiamo caramente, perché ci sarà il Gran Premio d'Italia. Giochiamo in casa questa settimana, tantissimi gli appuntamenti. Vi daremo un elenco dettagliato alla fine della puntata con tutti gli appuntamenti, dove chi veramente ci tiene potrà incontrare davvero Sebastian Vettel, Kimi Raikkonen e tantissimi, tantissimi della ci Formula saranno molti 1. appuntamenti di contorno proprio durante la settimana, partendo Assolutamente. proprio dal mercoledì. Chi vorrà, sarà una settimana intensa per Già, già, Monza. ricca, ricca davvero di Assolutamente. appuntamenti. Mario, non potevamo iniziare meglio dopo questa pausa Ah, estiva. sì. Una vittoria davvero importante, soprattutto per il morale. Eravamo partiti, Mario, con un weekend fino al Q2, sono sincera, ho sognato. Tempi meravigliosi e poi dopo ancora la danza della pioggia. Hamilton veramente non ci ha risparmiato neanche questa volta, ma gli è andata male, nel senso che Eh sì, una, stavolta. veramente è stato un sorpasso meraviglioso, Sì, sì, perdonami, sì, sì, sì. però ci ha messo davvero del suo, era veramente carico Sebastian Vettel, voleva questa vittoria. Mario. Ma sì, diciamo, il risultato comunque non è nato la domenica, ma si era già capito delle prove del venerdì. Discorso anche del sabato, tant'è che anche lo stesso Hamilton per tutto il weekend ha sempre dichiarato che non siamo abbastanza veloci, questa Ferrari è più veloce di noi, dobbiamo, ha voluto sferzare, se è proprio il termine esatto, il team per dire agli ingegneri, dobbiamo inventarci qualcosa perché da 2 o 3 Gran Premi, la Ferrari ci è superiore. E ho voluto anche sottolineare e alcune volte che siamo stati assistiti da parte della fortuna, hai visto l'acqua e quant'altro una cosa, e lì e poi il botto in Germania, Lewis Hamilton voleva appunto sostenere, non sempre la fortuna, diciamo, ci assisterà e la sfortuna degli altri non sempre si abbatterà. Pertanto sanno che attualmente da questi 3 o 4 Gran Premi, ed è la verità, lo dicono gli stessi avversari. La Ferrari attualmente adesso ha un pacchetto migliore della Mercedes, un pacchetto migliore della Mercedes, lo abbiamo visto. Poi eventualmente ho uno scoop per quanto riguarda proprio un top secret che durante la trasmissione, seguitemi, che potrebbe essere anche questo, oltre alle varie cose a livello aerodinamico e quant'altro,
ci sarebbe anche un escamotage che sono stati, che se lo sono inventati, cioè inventati no, diciamo, che l'hanno studiato, l'hanno studiato molto bene gli ingegneri motoristi della Ferrari. Della Ferrari, bravo bravo Mario, quindi seguiteci fino alla fine che ci sarà uno scoop prima della fine. Ma sentiamo, se ha uno scoop da darci anche lui, Giulio Carissimi, il presidente onorario Scuderia Ferrari Club di Caprino Bergamasco, ben ritrovato. Ciao Federica Masolini della vallata delle montagne, ciao carissima. Sei ciao Giulio. Che il vostro Mario, il vostro tecnico. Assolutamente, noi abbiamo il migliore. Ciao presidente, sempre un grande lei, sempre un grande. Buona serata a voi, eccomi a vostra disposizione per quanto possa essere utile. Stavamo parlando di questa settimana che ci attende, Giulio, una settimana intensa, ricca di avvenimenti, e anche tu logicamente ci dirai i tuoi, vero? Sì, se volete comincio, che ce ne sarà un bel po'. Questa settimana parto da oggi pomeriggio, incontro in autodromo con la direzione e con la responsabile sicurezza, in quanto gestiremo la tribuna 25 noi del Ferrari Club con unità ALSI per accogliere i ragazzi diversamente abili in questa tribuna a loro dedicata. Noi ci occuperemo dell'accoglienza, rifocillarli, acqua, frutta, quanto servirà loro, e anche con assistenza medica. Addirittura, bravissimi. Sì, sì, domani conferenza stampa in autodromo, sono stato invitato. Mercoledì ci sarà la partita nazionale piloti contro artisti della televisione Mediaset e oltre. Venerdì, sabato, domenica siamo in tantissimi eventi giù in autodromo. Oltre a questo siamo in tribuna Amici dell'Autodromo, avremo il nostro scudo Ferrari con il quale siamo autorizzati ad aprirlo nelle varie tribune con i permessi del caso, in quanto no, diventa difficilmente gli spostamenti. E poi domenica vedrete uno spettacolo che non sto a divulgarvi, veramente, che verrà ripreso dall'elicottero, scenografia da noi preparata, non vi dico altro. Bene, bene, anche lui ha uno scoop allora. Sì, no, presidente, le volevo dire questo, che forse mi è sempre sfuggito, ma che l'ho sempre davanti, era una domanda, era un complimento e non gratuito che volevo farvi, che so che sempre da anni, lo ripeto per chi vuole sentire bene, da anni il Ferrari Club di Caprino Bergamasco è sempre impegnato tutto l'anno, vale a dire su 365 giorni all'anno, per tutti questi impegni e quant'altro, ma soprattutto sul sociale. Tengo a ribadire, e non è un vanto alla scuderia, ma soprattutto al Ferrari Club, ma devo dire veramente che ci sono delle persone, perché impegnarsi, come ha detto, e so cosa vuol dire, perché sono un volontario dell'unità, anzi anche io una cosa, so cosa vuol dire essere impegnato con le persone diversamente abili, pertanto devo fare veramente un plauso e una battuta di bravissimo, mano che lo meritate veramente. Bravissimo, Giulio, bravissimo. Grazie. Venerdì, aggiungo, poi passiamo alla Formula 1. Venerdì ci siamo occupati di accompagnare un ragazzo colpito da SLA, che ormai è un amico. Verrà trasportato in ambulanza con l'assistenza medica, che è il suo sogno di vederla Ferrari, quindi ci occuperemo anche di questo ragazzo che si chiama Ottavio, e in bocca al lupo Ottavio. Assolutamente. Avanti, in bocca al lupo. Bravo, bravo Giulio. Bravi, bravi. Grazie a tutto il club, grazie. Complimenti. Cioè, assolutamente, bravi, bravi. Sì, ci teniamo sempre a chiederti di tutte le vostre attività, perché sono davvero importanti, anche questo fanno grande il Ferrari Club, quindi davvero ancora complimenti. Le persone che lo compongono, dai, con una grande Ferrari. Esatto, a tutti. Non bisogna essere da meno, assolutamente. E avrei voluto vederti ieri, Giulio, dopo il primo giro, o meglio, a metà del primo giro. Beh, sei riuscito a stare fermo? Beh, guarda, scusa, ma la gioia di questo passo ancora mi fa sorridere, mi gasa molto. Stavo per dire un'altra parola, ma è meglio gasare, è più appropriato. Assolutamente. Mi gasa molto, sperando di rivivere questa emozione anche domenica e di sventolare il nostro scudo Ferrari sotto il podio. Parteremo dal termine della pit lane correndo con questo scudo Ferrari fin sotto il podio,
per vedere il nostro Sebastian Vettel sul gradino più alto e veramente fargli la festa che si merita. Non mollare mai, ieri sera ho avuto, è uno scoop anche questo, ho avuto parecchi scambi di messaggi con una persona importantissima dal Ferrari, direi qua è un numero uno. E veramente si è lasciato andare a confidenze veramente che non mi sarei mai aspettato e è molto fiducioso anche per domenica. Da parte nostra noi saremo il 12esimo, il 13esimo e il 14esimo uomo in pista, quindi sarà un'apoteosi, una fiumana di persone vestite di rosso. Bene, bene, bene Giulio, bravissimo, bravissimo. Beh, Presidente, giustamente come ha detto lei, cioè non solo le speranze, ci sono proprio le qualità per poter bissare il risultato di Spa, visto che andiamo ancora su un circuito velocissimo, per la verità, questo Gran Premio, addirittura il Gran Premio di Spa per il 73% che si va in full power, qui ad esempio a Monza si va per il 77% e abbiamo visto una monoposto Ferrari che è veramente a livello aerodinamico attualmente e motoristicamente superiore alla Mercedes, pertanto è sicuro, cioè sicuro, voglio dire, ci sono tutte le premesse sicuramente per bissare il risultato di Spa. Cosa dice, Presidente? Sì, sono assolutamente d'accordo con te Mario, non potrei essere da meno. Veramente le condizioni e le premesse ci sono, ma non è solo da adesso. Premesso che la Ferrari è sempre stata al top, è sempre stata superiore alla Mercedes da inizio anno. Purtroppo ci sono stati combinati un po' qualche pasticcio di troppo, diversamente saremmo stati molto molto più avanti in classifica. Ma va bene così, è bello di seguire. E il conteggio finale, le somme si tirano a fine anno. Ma io sono convinto, ci credo, non ci spero, ci credo molto in questo Ferrari e in questo team prettamente italiano. Non so perché, forse tu lo sai meglio di me, caro Mario, ma il personaggio che ti ho citato prima ce l'aveva molto con Allison. Forse Allison, che tu sappia, ha rilasciato dichiarazioni inappropriate contro la Ferrari, non lo so perché. Purtroppo ero via, ho seguito la corsa di fretta e non ho seguito le interviste post gara. E di solito, Presidente, sa che gli ex sono velenosi. Sì, beh, Allison, come mi è stato detto, non sarebbe stato il signor nessuno se non avesse lavorato in Ferrari, lui come molti altri. Pertanto, ma io non sputerei nel piatto dove ho mangiato e dove mi hanno fatto crescere e dove mi hanno dato nome. Purtroppo da alcune persone non è stato così. Sì, beh, Diversamente. che poi, no, è vero Presidente, ecco, che innanzitutto quanto ha detto è giusto e vorrei aggiungere, sicuramente lo avrebbe potuto farlo lei, aggiungere, diciamo, mi ha meravigliato molto, se vogliamo, magari il silenzio della Mercedes, perché di solito i vertici, come lei sa meglio di me, nelle dichiarazioni ufficiali cercano di catechizzare, se è la parola giusta, Sì, tutte le persone che devono parlare, perché ovviamente dipende anche cosa vuoi dire e cosa dici. Se fai delle accuse ben precise, ovviamente poi di rinfacciata vengono alla scuderia. Pertanto, voglio dire, assolutamente. è la scuderia che Devi poi ne rispondere subisce. anche delle Esatto, accuse che risponde. fai. Pertanto, già l'ultima volta si ricorda, Presidente, quando c'era stato Toto Wolff che aveva detto che aveva fatto. Cosa è successo con Toto Wolff, che aveva detto che era successo qualcosa con la Ferrari, che poi invece il lunedì Aveva già smentito aveva tutto. ritrattato tutto. Sicuramente lì il gran capo Zeche avrà detto: ma cosa state dicendo? State attenti, perché ovviamente la Mercedes, oltre ad essere una scuderia, è una casa automobilistica Certo, ci mondiale. mette E le comunque la sua accuse, faccia. esatto, e le accuse a un team, bisogna essere capaci e bravi a essere capaci Anche a di gestirle. gestirle e calibrarle, perché bisogna stare. Giulio, abbiamo visto anche un Hamilton a mani conserte dietro la schiena che guardava la Ferrari. Bellissima quella scena lì, bellissima quella scena lì, Ivana, bella, 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 bella. Ma Veramente incredibile. No. guarda,
Sì, ha fatto molto, molto gioire quella foto lì. Ma poi mi sono giunte anche sempre da quella persona, con mio stupore, delle foto dove, che non giro ovviamente per discrezione, ma dove Toto Wolff sta confabulando con un personaggio della FIA. Quindi loro non ci stanno assolutamente a perdere, non sono capaci di ingoiare questo rospo e non ammettono che la Ferrari sia in questo momento molto superiore a loro, sia come motore che come aerodinamica, come tutto. Siamo superiori, senza trascurare che loro hanno un grande pilota che merita rispetto, sì, che si chiama Lewis Hamilton. Non sarà simpatico come personaggio a me personalmente, ma giù il cappello come pilota. Sì, assolutamente, assolutamente, Giulio. E poi noi siamo riusciti in effetti a trovare anche quei famosi escamotage che il grande Rose Brown, che era il team principal della Ferrari ai tempi di Schumacher, una cosa, quando gli ingegneri gli chiedevano, o i giornalisti, scusate, gli chiedevano, ma vedo questa Ferrari sempre veloce, 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 e lui sorrideva dicendo, Cleaver Technology, tecnologie furbe, gli escamotage ci sono sia da una parte e dall'altra. Chi è capace di poterli mascherare, come a suo tempo aveva fatto la Mercedes col famoso Magic One, quel famoso bottone magico, non è che era illegale. Il ragazzo, finché è riuscita a tenere un nascosto, la Ferrari, e ne parlerò dopo, ha trovato negli ultimi 3 o 4 Gran Premi, ha trovato un altro escamotage. Giulio, dovrai seguirci fino alla fine della trasmissione, perché il nostro Mario ha uno scoop, già accennato qualcosa, ma ti toccherà vedere la nostra puntata, devo già avvisarti. Purtroppo io dovrò vedervi su internet, perché esatto, da sì, noi sì, non arriva la vostra mia, sì, la ma seguirò ci... con piacere, assolutamente, esatto, perché guarda che svelerà qualcosa di importante, quindi Mario, importante che lo segui anche tu. È veramente un grande il Mario, numero uno il nostro preziosa. Mario Zucchelli. No, sono cerco sempre, presidente, vorrei dire soprattutto questo per chi vorrebbe magari, se non dico magari, screditarmi o cercando di fare delle mie invenzioni elucubrative e quanto altro, cerco sempre di attraverso delle persone, degli ingegneri, sia aerodinamici e motoristi che conosco, non hanno questa certezza di questo scoop che sia così, però mi dicono loro, girerebbe nel paddo tra loro ingegneri che avrebbero quel sospetto che la Ferrari disponesse, e adesso visto che ci sono lo dico, disponesse di un manettino che era rimasto top secret quando presentai il volante alcune Gran Premi fa, che dissi questo è un manettino top secret, era ancora a livello embrionale, non era ancora stato... Mario. Al numero 15 per i telespettatori, non se notate c'è questo manettino, e vi dissi questo è top secret, non sapevo ancora, avevo chiesto a questi due ingegneri, mi hanno detto l'abbiamo notato anche noi ma francamente non sappiamo, e adesso mi hanno detto che dovrebbe gestire la turbina, la Ferrari avrebbe questo manettino per innalzare la turbina. E si avrebbero due vantaggi. Primo, una spinta molto maggiore verso il turbocompressore, e che ne garantirebbe un miglior funzionamento, una migliore performance del motore endotermico. Dall'altra, altro grande vantaggio, un grosso ricaricamento veloce del famoso MGUH. Più riesce a ricaricare velocemente l'MGUH, più riesce a ritrasmettere nel motore endotermico e hai... La potenza è sempre 33 secondi al giro che è disponibile, però la Ferrari riuscirebbe a ricaricarla più velocemente ed avere più un range più ampio per poterla utilizzare. Cioè ricaricandola prima, puoi usarla magari, è più disponibile prima, però devi sempre usarla per 33,3 centesimi al secondo. Eccolo qui, Mario. Grandioso, grande Mario. Hai sentito che spiegazione? Comincio a respirare, vado nel pomeriggio dalle 4 su giù,
a respirare la prima boccata di aria di Gran Premio. Complimenti, bravo Presidente. Grazie Giulio, grazie. Un applauso a voi per la vostra trasmissione, una buona serata e vi auguro che milioni di ascoltatori seguono Antenna 2. Grazie Giulio, in bocca al lupo per questa settimana così importante per il vostro Ferrari Club, mi raccomando. E anche, a voi, grazie. E anche giustamente, anche buon divertimento. Perché soprattutto anche buon divertimento. Lo mettiamo in secondo piano, speriamo che vada tutto bene, poi il divertimento, sai, con tutti questi ragazzi viene in secondo piano. L'importante sì, è che si divertano loro e che vinca la Ferrari. Sì, sì, quando si divertono loro, che vedi il sorriso sulla faccia di questi ragazzi, si è contentissimi, è vero? Bravo Mario, condivido assolutamente. Il mio, sposo la tua tesi. Dai, un abbraccio. Grazie mille, ciao, Giulio. Grazie, grazie. Ciao, ciao Giulio. Ciao, ciao. Benissimo, concludiamo questa prima parte di trasmissione, ci vediamo tra due minuti. Benissimo, rientriamo dalla pausa pubblicitaria e subito una domanda secca, trabocchetto per il nostro Mario Zucchelli, perché voi non lo sapete, è stato un pochino lazzarone in questo weekend e non ha preparato l'angolo della tecnica, allora ci ho pensato io. Mario, è inutile che sorridi perché non è una domanda simpatica neanche questa volta, Mario. Beh, di solito non sono mai simpatiche. Non sono mai simpatiche, cerco di trovare il meglio per te, Mario. Allora, Mario, spiegaci un po' come mai in questa moderna Formula 1 troviamo questi scarichi. Uno centrale più grosso e due piccoli lateralmente. A cosa servono, Mario? Allora, vabbè, il tubo di scarico, quello più grosso, come abbiamo anche su tutte le nostre auto, è quello che esce dal motore endotermico, i fumi di scarico del motore endotermico. Okay. I due più piccolini sono quelli che gestiscono i fumi di scarico della valvola wastegate. La valvola wastegate è una valvola che è inserita prima del turbo e deve mantenere, deve controllare la pressione che entra nel turbo. Perché deve controllare questa pressione? Questi gas di scarico che vanno in turbina non riescono mai a entrare con una pressione perfetta, a volte si alzano. Questa valvola wastegate non deve permettere che questi gas di scarico si alzano. Arrivando troppa pressione alla turbina c'è il rischio di innalzare, il rischio delle rotture. Cosa succede? Questa valvola si apre, bypassa la turbina e lo fa uscire direttamente in uno di questi due piccoli scarichi. Qualcuno dice, ma se c'è una valvola wastegate a due turbine, perché? Non c'è certezza, però alcuni motoristi sembra che usino due valvole, o ne usi una più grossa o magari due più piccole. Chi ne ha due usa due tubi di scarico, però magari per lo studio tutti hanno tre tubi comunque, tutti hanno questi, il tubo centrale e i due più piccoli. Però, possono gestire anche una sola valvola wastegate con i due tubi, però ecco, serve a quello. Ma concludendo l'argomento, voglio ricordare, questa è una curiosità che fa sempre piacere, penso anche ai nostri telespettatori, ricordo che per regolamento l'exhaust pipe, vale dire il tubo centrale, quello più grosso di scarico, deve essere, rispetto al reference plane, vale a dire al piano di riferimento, deve essere posizionato per tutti a 550 mm d'altezza e deve essere posizionato che guarda leggermente verso l'alto, vale a dire per 3,5 gradi, per far sì che qualcuno non si inventasse, come aveva fatto la Red Bull nei suoi anni, che si inventasse il famoso gli all blue fin, vale a dire i gas soffianti nell'estrattore, facendoli soffiare verso il basso. Pertanto, ecco, c'è questa regola che deve essere leggermente obliquo. Deve essere leggermente obliquo verso l'alto, minimo dai 3,5 gradi verso l'alto. Benissimo, benissimo. E torniamo a parlare della Mercedes, visto che continuano comunque a indagare sulla Ferrari, perché non è possibile che vada così veloce, Mario. Hamilton proprio non ci sta, abbiamo visto a perdere, abbiamo visto quando si è fermato davanti alla Ferrari con le mani dietro, veramente una scena che penso ci ricorderemo, insomma, Mario. Cosa ne pensi? Come troveremo Hamilton a Monza? E soprattutto, Mario, non l'abbiamo visto attaccare per nulla
la Ferrari. Dopo questo primo sorpasso, diciamo che Sebastian Vettel più che altro ha gestito, ha sempre guadagnato un pochino, ma un vero e proprio attacco da Lewis Hamilton non si è visto. Francamente, quello che hai detto è vero, qui non è cadere in un eccesso celebrativo per quanto riguarda Vettel e la Ferrari, non è riuscito ad attaccarla, ma perché semplicemente non riusciva. Nella velocità di punta non riusciva, tant'è che abbiamo visto l'unico piccolo tentativo che ha fatto è quando c'è stato al primo giro che è entrata la safety car. Lì ha tentato una cosa, però aveva capito già da quando era stato superato alla partenza che non aveva la velocità di punta per attaccare, e sapeva già dal primo giro alla partenza che Vettel già lì sul rettilineo del Camel lo avrebbe attaccato. Se non l'avesse superato, pazienza, ma sapeva perfettamente, lo sapeva, che la Ferrari era molto più veloce, e se non lo avesse superato nel primo giro, il secondo, il terzo, il quarto, ma lo sarebbe avrebbe stato superato. Le calcagna. Perché la Ferrari a pari di velocità attualmente è 7-8 km più veloce. Ovviamente arrivando da dietro e stando sotto il secondo per regolamento, con l'apertura del DRS diventano 16, 17, 18 km orari. Ricordiamo che per regolamento nel primo giro il DRS non è aperto e Lewis Hamilton ha dichiarato che lo ha visto sfrecciare addirittura al primo giro, pertanto aveva molta più velocità, pertanto ha capito subito che se non lo superava al primo giro lo avrebbe superato, sarebbe andato a prenderlo, e ha capito sicuramente, ha capito che non sarebbe mai riuscito in questo Gran Premio, in altri non ve lo so dire, ma in questo. E anche Monza, probabilmente arriveranno a Monza sapendo che la Ferrari avrà questa ottima velocità di punta, potranno magari anche partire davanti. Si dice che probabilmente sabato qualcuno mi ha detto, non lo so, questo acqua. Qui permettetemi, ecco, la vendo, però non sono andato ancora a vedere Meteo France. Effettivamente ecco, dovremmo chiamare nel momento delle qualifiche. Però la Ferrari è tranquilla, perché se domenica non dovesse piovere, e tanto è vero che sembra che invece non chiamino acqua, è tranquilla perché anche se dovesse non perdere la pole, e anche con davanti Bottas, è probabile che già al primo giro fulmini subito Bottas e poi vada a prendere subito Hamilton e lo supererà. Questo lo sanno, poi per carità, quello che poi può succedere nel Gran Premio, la sfera di cristallo non ce l'ho nemmeno io. Assolutamente. Mario, due parole anche sull'ala posteriore della Mercedes, che ha suscitato molto interesse da parte di diversi team. Abbiamo visto quest'ala oscillare. Diciamo anche loro hanno uno scheletro nell'armadio. Esatto. Hanno uno scheletro, tant'è che questa ala posteriore in effetti oscilla troppo. Per regolamento quella l'ala posteriore non dovrebbe avere un oscillamento pari a un massimo di 0,5 mm. Queste le prove statiche le fanno posizionando due pesi, uno sul lato destro e poi sul lato sinistro, e questa oscillazione, come dico, non dovrebbe superare lo 0,5, che è l'articolo 12, il punto 5. E l'abbiamo visto negli slow motion, proprio lì alla Tornantino, quando sale sul cordolo, abbiamo visto l'ala di Hamilton oscillare abbastanza molto, lì adesso 0,5 mm no di sicuro, tipo, quanti probabilmente millimetri, chiaramente lo posso dire, però sicuramente non 0,5 mm. Se la federazione indagherà una cosa, chiederà ai tecnici della Mercedes di rinforzare quella parte per rientrare in quella tolleranza, esatto, di 0,5 mm. Esatto. Perché cos'è il vantaggio di questi 0,5 mm? Sono è duplice il vantaggio. Nelle alte velocità un'ala molto scarica e oscillante, quando il flusso dell'aria colpisce l'alettone posteriore, l'alettone si abbassa, abbassandosi si va a creare il famoso stallo, vale a dire abbiamo un punto di corda molto neutro, vale a dire che diminuisce il drag, vale a dire la resistenza aerodinamica, a tutto vantaggio della velocità. Però cosa succede quando la velocità diminuisce e si sta affrontando magari delle curve a media e bassa velocità? L'alettone non è più spinto dall'aria,
torna in posizione normale e genera il carico aerodinamico ideale che serve per fare le curve, perché quando devi fare le curve hai bisogno di qualche punticino in più di carico. Per invece, quando vedremo ad esempio a Monza, vedremo dei mini alettoni e con un punto di corda che è questa, molto 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 bassa, se noterete, bassissima, proprio perché non c'è molto bisogno di avere tolto, va bene, la curva dell'Esmo e un paio di curve, però abbiamo bisogno molto di velocità di punta. Tutte le scuderie cercano la massima velocità di punta, meno drag, meno resistenza aerodinamica hai, non serve del gran downforce, valore di carico aerodinamico, serve il minimo per tenere, diciamo, incollato in quelle due, il minimo. È il circuito dove c'ha meno resistenza aerodinamica una monoposto. Tutti cercano proprio di viaggiare, guarda, è impossibile viaggiare a zero, però il meno possibile, il minimo indispensabile, proprio per raggiungere le massime velocità di punta. Benissimo Mario, siamo in chiusura, quindi domenica, grandissimo appuntamento con il Gran Premio di Monza. Vuoi dire ancora qualcosa sul circuito o comunque l'abbiamo... È il circuito di casa, lo conosciamo tutti a memoria. Voglio ricordare, giusto che mi è venuto un lampo, dicendo che è l'unico circuito di tutto il Gran Premio che la RAI trasmetterà in diretta. Pertanto, ecco, potrete assistere al Gran Premio d'Italia anche sulla RAI. Concludo dicendo, un circuito molto veloce, uno dei circuiti più veloci di tutto il circuito della Formula 1, e qui ovviamente le premesse ci sono tutte, la monoposto Ferrari con Kimi e con Vettel, è probabile che andranno all'attacco nel tentativo di riuscire a fare, diciamo, una doppietta, che poi ci possa riuscire o no, non lo so. Probabilmente Vettel penso, e non sono solo io a dirlo, cioè probabilmente sono preoccupati anche quelli della Mercedes, che sanno che Vettel ha in mano un altro jolly, ha in mano un poker, e speriamo che lo sappia sfruttare bene questa volta, perché ovviamente nell'arco meno di una settimana non è che gli ingegneri, ovviamente di qualsiasi scuderia, non è che ti puoi inventare granché nell'arco di 3-4 giorni. Già le monoposto sono già state tutte... Sono già state portate tutte e sono in cammino. Hanno pochissimi giorni per lavorarci. Piccoli accorgimenti, ma non è che poi ci puoi lavorare. Ovviamente la Mercedes nei prossimi Gran Premi dovrà veramente lavorare, però nel frattempo sappiamo che si darà da fare anche la Ferrari per riuscire a mantenere questa leadership. Assolutamente, diamo brevemente anche altri appuntamenti che riguardano questa settimana importantissima. E si parte già da mercoledì 29 alla Darsena a Milano alle 16.30, ci sarà il Formula 1 Fan Festival dove si potranno incontrare tutti i grandi, ci sarà Sebastian Vettel, ci sarà Kimi Raikkonen, poi in seguito in Piazza San Giuliano, sempre a Milano, ci sarà il Pit Stop Challenge con Sebastian Vettel, dove verranno selezionate alcune persone, faranno pit stop proprio con lui, e poi invece... allo stadio Breda Sesto San Giovanni, la nazionale piloti contro la nazionale attori. Quindi veramente una settimana ricchissima di avvenimenti. Mario, concludiamo. Noi, per quanto riguarda noi, 20.000 giri, l'appuntamento è lunedì prossimo, non mancate perché veramente avremo tantissime cose da raccontarvi vista questa settimana ricca di avvenimenti. Speriamo di festeggiare e di essere in rosso e non verde speranza come oggi. Di raccontare un bis. Le premesse, come torno a dire, ci sono. Poi, esatto. Le sfaccettature di un Gran Premio, sapete, sono tantissime, Mario. Ci sono, pertanto... Benissimo, siamo in conclusione, ringraziamo dalla regia Felix Damiani, il nostro grandissimo Mario Zucchelli e tutti voi che ci avete seguito. Appuntamento lunedì prossimo, 20.000 giri, non mancate. Buonasera a tutti voi. Buonasera a tutti.